Buonasera SOS Arezzo TV, continua il nostro tour, caro Beppe, nelle strade anche meno conosciute. Io, ad esempio, non ero sinceramente mai stato in via Giusti. Infatti, e non sapevi neanche chi era, come al solito. Non sapevi manco dov'era perché ci hai fatto andare. No, lo sapevo, parte. D'altronde l'età avanza. L'età avanza. Quindi, tu c'hai tutto qua dentro. Ma quanti dati ci sono? Pensa che ho avuto anche dei clienti in questa strada, quindi l'avrò saputo dove era Giusti. Invece mi sono sbagliato con i poeti di là, invece era con i poeti di qua. Quando hai ricordato i soldi che avevi incassato dai tuoi clienti, ti sei subito ricordato dove eri. Ma sai, i soldi mi sono bastati quelli che avevo. Ecco. Senti, dicevo, quanti dati ci sono qui in questa tecapoccina? Ce n'erano tanti, ma la memoria è esaurita e adesso o faccio un backup o altrimenti è un problema, per ricordarmi tutto. Allora, sai che c'è un piano nel comune di Arezzo per riasfaltare, per mettere a posto anche, diciamo, i marciapiedi. C'è stata un'interrogazione anche di Massimo Ricci, consigliere del Movimento 5 Stelle, in Consiglio Comunale, chiedendo questo piano, insomma, che punto sta, quanti sono gli interventi. Il vice sindaco Murri ha detto, insomma, non so un dato preciso, però insomma per ogni cosa ci sarà la sua tempistica, e si chiedeva conto in particolare qui, di via primo. Giusti. Questo va fatto subito, perché qui dimmi che questo marciapiede. Qui battere marciapiedi, sì. Quindi qui non ci si cammina, vedi, hanno fatto il viottolo, sembra adesso un viottolo di campagna. Siamo in piena città. Ecco, per capire, via Giusti è una traversa di via Romana. Esatto, che ci riporta in via Colombo. In via Colombo, quindi siamo attorno alla tangenziale. Esatto. Quartiere molto popolato. Esatto. E il marciapiede è ridotto in queste condizioni. Il marciapiede è ridotto in queste condizioni. La strada, diciamo che le buche non ci sono più perché è tutta una buca. Quindi. Sì, e anche la strada è messa malino, perché per venire qui abbiamo avuto un po' di traballamenti. In particolare qui il marciapiede, perché d'altronde è una strada abbastanza buia, come vedi, l'illuminazione. Sì, anche l'illuminazione fa un po'. Fa poco. Infatti, tu ti chiederai perché adesso facciamo questi nostri appuntamenti col buio? Perché vogliamo farvi vedere anche quando si dice zona buia, effettivamente è un po' buia. Inizia a essere politico te. No, io non sono politico. Sì, inizia a essere politico. Perché dici le bugie. No, io non dico le bugie, siamo a Natale. Dici le bugie. Perché con la scusa che non ce la fai prima. Allora, amico, prima sì. Ti giustifico il fatto che ho avuto illuminazione. Comunque può essere, sai che si parla di campagna amica, c'è la riscoperta della campagna. È per far provare anche a chi sta in città cosa vuol dire camminare in un vicolo di campagna. Una strada vicinale, capito? Tutti i gusti sono gusti, tutte le voglie sono voglie. Magari c'è una logica. Io se devo andare in campagna, vado in campagna. Ma non sono città, vorrei camminare abbastanza tranquillo. Guarda, perché poi qui piove, qui che succede, vedi? Acqua alta. Acqua alta. Perché poi qui siamo con una strada abbastanza trafficata e stare in mezzo alla strada non è che è tanto bello. Quindi rischi. Qua vai nel fango. Quando torno a casa però tua moglie si incazza perché gli sporchi tutto l'ingresso perché non hai le scarpe pulite. Ecco, mi mancava la tua espressione colorita, che sapete che in ogni SOS ci fa sentire il suo slang. Rende più l'idea, capito? Fabio? Adesso vorrei sentire però chi questa strada, diciamo, la percorre. Adesso sì. Gli volevo chiedere. Sì, vediamo un po'. Le posso chiedere qui del marciapiede, come mai è messo così? Tutta l'erba. Il comune aveva promesso. Sì, col cazzo. No, guarda, lui fa peggio. Mi faccia parlare italiano, eh. Che no, lui è peggio, quindi. E quindi non hanno fatto niente. Sono venuti l'altro giorno a mettere una palatina di cemento da qualche parte. Sì. Cioè di catrame, forse. Mi pare che qui è tutta una buca. Ma da quanto tempo è così? Da quanto tempo è così? Capito qua io? 40 anni. E quanto tempo è che è così il marciapiede, la strada? Da sempre. E ora diciamo che si sono seccate le piante, sì, che basta asciacarle, sì. E van giù. D'estate invece? D'estate non si passa. Non si passa. No, bisogna scendere poi. Ma non tagliano mai neanche l'erba, sempre, niente. È fatica, eh. Bene, buona passeggiata, salutiamo anche Cagnolino. Grazie. Lui è protesta, giustamente. Anche a voi, grazie. Grazie, Cagnolino protesta. Protesta, perché vuole stare qui in televisione lui. No, protesta perché guarda dove gli tocca camminare. Insomma, quindi abbiamo sentito una voce vivace che, sapendo anche il tipo di linguaggio che tu usi, si è subito presentato per farti stare a tuo agio. Ma tu non ascolti mai la Rai, sì. Canale 5. Canale 5. Siamo bravi.
siamo bravi in questo senso, sì, rispetto bravissimo a quello che senti lì. Comunque abbiamo sentito la voce del popolo, che ci fa sempre piacere, perché il popolo vive, eh? E poi il popolo è quello che vota sì, no, capito? Quando si ricorda, poi quando c'ha la schedina, se non gli fai quello che devi fare, vota sì o vota no, capito? Però vorrei potesse votare liberamente con la sua testa. Molte volte, stando davanti alla televisione, incolcono tanti che messaggi. Togliere, come fai? Incolcono tanti che messaggi. Togliere. Che poi dopo gli fanno anche magari sbagliare. E la concentrazione delle televisioni è un vecchio problema, no? I punti di vista che sono sempre di pochi, no? No. Ma vedi, a me basterebbe facesse la gente come me. In che senso? Non ascoltasse nessuno. Si cercasse di documentare il più possibile personalmente, andando a vedere effettivamente come stanno le cose, e poi una volta documentato votare liberamente secondo quello che sai. Comunque secondo quello che ti voglio far sapere. Dai grandi sistemi, tornando nel sono qui con giornalisti no, guarda, come svicoli ma che svicolo guarda, è una categoria che purtroppo sappiamo come purtroppo a grandi, come si dice, la maggior parte purtroppo ma non a volte neanche per la colpa del singolo, perché c'è un sistema che vabbè, qua sarebbe troppo lunga la storia. Insomma, saresti la mosta bianca te? No, io non ho detto niente. Ah, va bene. Ma io non conto nulla, io dico, parlo di chi conta, chi ha veramente in mano la comunicazione. Parla a secondo delle esigenze, a secondo... Lasciamo perdere, torniamo nel piccolo di Via Giusti per farvi vedere che avete visto altre pozze, altre buche. Abbiamo sentito uno che abita qui da anni, dice che qui è sempre stato così. Adesso vediamo se il vice sindaco, come ha detto in consiglio comunale, questo piano va avanti e cominciamo a intervenire, a vederlo concretamente in atto. Altrimenti il povero ex innominato, insomma, aveva ragione, doveva fare la sua parte anche lui. Ma forse oggi l'hanno rivalutato in tanti. Sì? Così. Ah, mi fa piacere. No, credo, Questo mi fa piacere. È la unica comunque. La manina si alza. Era uno che comunque si dava da fare, dai. Ciao. Poi se sbagliamo si meno. Si dava da fare, bravo. Se sbagliamo meno, questa agli altri porta la sentenza. Ciao.